Quindi all'interno di questo video analizzeremo quelli che sono i punti, i grandi cambiamenti che stiamo vivendo nei nostri tempi rispetto a quest'asset, verso dove si sta andando, e questo ci farà capire come un po' andrà a finire e, se vuoi, anche una proiezione rispetto a quello che è possibile futuro prezzo, no? Anche se non abbiamo una sfera di cristallo, dell'oro come asset di riferimento dopo un periodo di fatto di lateralità. Negli ultimi 3-4 anni il prezzo dell'oro oscilla tra i 1.900-1.800 dollari l'oncia, 2.000, punte di 2.000, poi si è scesi di nuovo a 1.600, si è risaliti a 1.900, però siamo vicini alla rottura. Quindi intrecceremo gli aspetti macroeconomici, geopolitici, e ti farò vedere dei grafici mentre ovviamente sto parlando, perché tanto per partire, tanto per cominciare, vedete che l'euro, o meglio l'oro contro l'euro, si sta fortemente indebolendo, cioè la punta massima del cambio scusate, oro-euro è vicina ai massimi, quindi stiamo per rompere i massimi. E poi, insomma, oltre i quali c'è, non c'è un livello di prezzo che è già stato raggiunto. Questo sta accadendo anche sul grafico gold-dollaro, ok? Però, insomma, la differenza è meno evidente. È meno evidente perché? Perché l'euro, che non è altro che un asset che rappresenta lo stato di benessere di un continente, è messo peggio, no, del dollaro, niente di più e niente di meno. Questo non vuol dire che il dollaro sia messo benissimo, perché stiamo andando alla chiusura di un ciclo monetario anche a livello fiat, a livello di moneta del dollaro, ma insomma il dollaro qualche annetto davanti a sé ce l'ha ancora, mentre la svalutazione dell'euro, insomma, negli ultimi 5 anni credo che abbia perso, abbiamo fatto i calcoli negli ultimi video, il 25%, solo negli ultimi anni, no? Basta calcolare quella che è l'inflazione che si è accumulata negli ultimi anni e quindi la svalutazione della moneta che c'è stata di conseguenza. Ebbene, quindi partiamo. Il 2022 ha visto i maggiori acquisti di oro da parte delle banche centrali. Andiamo un po' di numeri. Stiamo parlando dei record registrati negli ultimi 70 anni, da quando c'è la possibilità di accumulare questi dati. Stiamo parlando di 1.136 tonnellate accumulate nel 2022, e questo è il primo dato che ci conferma quanto ti ho appena detto. Le banche centrali si stanno accaparrando oro. Quali banche centrali? Adesso lo vediamo. Ribadisco ancora una volta, cioè se le banche centrali comprano, no, oro è perché vedono in questo strumento, uno strumento di protezione, dalla fine della moneta fiat, da situazioni particolari che si possono verificare nel prossimo 21. Bene, la Cina ha effettuato gli acquisti maggiori, è seguita da Singapore, ascolta bene, Polonia, India e Repubblica Ceca. Quindi dalla parte anche occidentale, ok, sono sempre i paesi dell'est che stanno accumulando più oro. Questo grafico che ti faccio vedere mostra la domanda di oro che si è spostata verso est e confronta che cosa? Le vendite cumulative di oro delle banche centrali occidentali con gli acquisti accumulati nell'ultimo periodo, appunto, dall'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai dal 2001. Stiamo parlando in buona sostanza di quel gruppo, no, che abbiamo collegato intorno al nome di BRICS, perché mo, insomma, si è allargato, non so più, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma insomma il gruppo si è allargato, l'abbiamo raccontato all'interno di questo canale. Se guardiamo questi paesi, le banche centrali che hanno accumulato di più sono appunto l'India e la Cina, che hanno acquistato complessivamente 2.932 tonnellate di oro nel periodo 2010-2022. Anche questi sono dati, insomma, oggettivi, cioè non è una previsione o analisi, stiamo cercando di capire verso dove stiamo andando. Ma attenzione, adesso entriamo un po' più nello specifico. Prima però dobbiamo dire che cosa? Dobbiamo dire che i BRICS, questi paesi, negli ultimi anni hanno mollato sempre più il debito statunitense, hanno scaricato le obbligazioni americane. Fai attenzione perché rispetto a questo punto Ray Dalio, no, l'ha detto in maniera molto chiara, tornando sempre al famoso investitore di cui ti accennavo poco fa, che ha scritto quest'ultimo libro su questo nuovo ordine mondiale, come affrontare il nuovo ordine mondiale, ha praticamente detto: attenzione a comprare, a mettere in pancione debito
pubblico obbligazioni a lunga scadenza di tutti i paesi, non è che ha fatto una distinzione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Io per l'Italia starei attento anche al debito pubblico a breve scadenza, ci siamo, perché di fatto dal mio punto di vista se uno lo fa buttandosi su quello che è il rendimento, evidentemente o non conosce che cosa sono le clausole CACS e il suo consulente di riferimento non gli ha spiegato quello che potrebbe accadere in determinate situazioni, o nella peggiore delle ipotesi se lo fa è perché non sa cosa sta facendo. Questo è il mio punto di vista, no? Cioè si delega e non si ha conoscenza, educazione finanziaria del momento storico che si sta vivendo, cioè si vive il film tramite delle finzioni, tramite quello che è il racconto dei giornali, dei mass media, generalisti e via. Lo ripeto ancora una volta, se volete approfondire questi ed altri temi, avere un confronto diretto, avere una piattaforma che vi offre contenuti video di approfondimento sullo strumento dell'oro, su altri strumenti di protezione, di diversificazione del patrimonio nel contesto storico che stiamo vivendo, questo è il momento giusto per fare questo approccio. E non è la crisi del Covid, no? Cioè non è con gli stessi strumenti che si affronta la crisi che sta arrivando, perché siamo in un contesto, cioè gli strumenti che erano validi non lo so nel 2021 nel 2022, perché il contesto che stiamo affrontando in questo momento è leggermente proprio cambiato rispetto a un anno e mezzo fa, cioè dal mio punto di vista è totalmente cambiato dopo l'attacco o l'invasione o insomma la difesa, fate come vi pare, della Russia in Ucraina. Ecco, questo è un altro evento che è accaduto e che il mondo rispetto a loro, almeno l'Africa, i paesi dell'Asia, non si sono accorti bene, no? E hanno preso delle decisioni nel senso, nella direzione dell'oro. E cioè è avvenuta la militarizzazione di fatto del denaro. Cioè dopo l'invasione del 2022 della Russia a scapito insomma dei confini dell'Ucraina, abbiamo assistito ad un'aggressione da parte dell'Occidente rispetto ai dollari, agli euro posseduti da quella nazione presso le banche occidentali. Sono stati sequestrati, di fatto pignorati, e quella parte del mondo se n'è accorta, non è che fa finta di niente. Cioè di fatto hanno capito quanto siamo democratici, punto. Ora, questo non è che abbia avviato il percorso, perché come ti spiegavo poc'anzi, l'accumulo avviene già da tempo, cioè dietro c'è una strategia nel passaggio al nuovo ordine mondiale multipolare, però ha dato il via, ha spinto magari chi era ancora dormiente in alcuni paesi dell'Africa a prendere sul serio la situazione, come dovresti dal mio punto di vista prenderla te, anche se vivendo in Italia è molto difficile effettivamente, dato il livello di formazione, educazione finanziaria, il livello di informazione in genere che si ha rispetto al fatto che nelle tasche hai carta igienica. Cioè, questo forse non te l'ha detto qualcuno, ma te ne renderai conto con il tempo, non c'è mica problema, basta attendere e vedere il proseguo degli eventi, no? Bene. Cina e Russia, dicevo, sono da 3 anni, aggiungiamo, scusate, tra le prime 3 nazioni produttrici di oro. Ora, la Cina, gli Emirati Arabi e la Russia, nell'ultimo periodo, anche a causa dei motivi, insomma, quello che ti spiegavo poc'anzi, la militarizzazione del denaro, no? Il sequestro di fatto del denaro, stanno espandendo le proprie infrastrutture per il commercio dell'oro, cioè non hanno più intenzione di utilizzare i classici mercati che possono essere Londra, New York o Zurigo. E quindi entriamo nel merito facendo un riepilogo. 1. È stato istituito lo standard mondiale di Mosca. Ripeto, alla fine del febbraio del 2022, a seguito di tutto quello che è accaduto con l'invasione della Russia, che cosa è successo? È successo che il London Bullion Market Association ha tagliato, okay, le gambe a 3 banche russe, cioè questa istituzione che regola il commercio, lo scambio di oro, ha tagliato le gambe a 3 banche russe che erano tra i più grandi venditori, no? Di commercio, ecco, non venditori, commerciavano, scambiavano, mettevano a disposizione, okay, le loro piattaforme per vendita dell'oro. E il passaggio dopo qual è stato? Che nel luglio del 2022 Mosca ha annunciato la creazione di una nuova infrastruttura, che poi è quella che noi abbiamo raccontato nella seconda parte del 2022, che andava pian piano a sostituire appunto queste due istituzioni, no? Parlo delle associazioni che ti nominavo poco fa, facendo nascere di fatto il primo standard
mondiale di Mosca. E su questo voglio aggiungere e farti una considerazione, una mia, insomma, analisi sulla base di tutte le informazioni che ti ho raccolto e sto cercando di sintetizzare, di cui abbiamo parlato di fatto nell'ultimo periodo, stiamo cercando di sintetizzare all'interno di questo video. Io credo che con l'introduzione del rublo digitale, molto probabilmente Mosca sarà costretta, o comunque prenderà la decisione di rublo digitale, che in questo momento è in fase di prova, ma quando entrerà in vigore, e non del tutto in vigore, ma entrerà insomma ad essere utilizzato dalla popolazione russa come alternativa al rublo attuale, si possa decidere di mettere come sottostante del rublo proprio l'oro. Questa è la mia previsione, cioè la Russia può diventare la prima nazione con il ritorno all'hard money, cioè il ritorno ad un sottostante al denaro fiat reale, completo, definito e non manipolabile. Ci siamo. Io credo che questa decisione sia dovuta anche per l'attacco che negli ultimi mesi si è difesa bene la Russia, ha subito il rublo da parte del dollaro degli Stati Uniti d'America. Attacco che dal mio punto di vista non è finito, perché di fatto, essendo il dollaro, il petrodollaro, la punta di diamante di riferimento all'interno di questo ordine mondiale, degli equilibri mondiali che stiamo vivendo, cioè io credo che il rublo possa ancora soccombere, okay, rispetto al cambio, e quindi la direzione credo che sarà presa. E questa, ti do la notizia che, dal mio punto di vista, è una mia previsione aggiuntiva che ti faccio per la prima volta su un canale, sul canale mio, canale YouTube, qua, insomma. Quindi dicevo, andiamo avanti. L'istituzione di questa borsa internazionale, no? La borsa internazionale dei metalli preziosi di Mosca, dove si inizia lo scambio e il commercio dell'oro, ma dove si scambia anche altri tipi di metalli preziosi. Non è l'unica ad aver preso questa decisione, perché abbiamo l'India che ha creato nel frattempo, anche di questo abbiamo parlato, un'infrastruttura di scambi per i contratti futures sull'oro, che si chiama il Multi Commodity Exchange of India Limited. E infine abbiamo, e questo ne abbiamo parlato più volte, il collegamento che si sta creando, il lavoro che stanno facendo insieme Russia e Cina, no, questi mercati sull'oro, per la cooperazione tra lo Shanghai Gold Exchange, quello cinese, e appunto l'autorità finanziaria russa che si chiama la National Financial Association. Insieme stanno cercando di lavorare per creare un mercato unico che ne valga la pena, no? Per competere contro Londra, Zurigo e New York. A livello di ciccio sto parlando, ok? A livello di liquidità, di capitalizzazione complessiva. Non ho finito l'analisi e i dati che ti devo riportare per iniziare, no, a comprendere, ci siamo intesi, stiamo intendendo, no? Verso dove sta andando il mondo. Quindi non so ipotesi, sfere di cristallo, sono dati oggettivi. Dove è difficile, insomma, tornare indietro. La domanda dei consumatori cinesi è aumentata di 292 tonnellate a 824 tonnellate dall'inizio del millennio. Cioè, in sostanza, abbiamo avuto dall'inizio di questo millennio un più 181% di investimenti, quindi dal 2001 di investimenti da parte dei consumatori cinesi verso il metallo giallo. Cioè, insomma, questi paesi rimangono paesi comunisti, parlo della Cina nello specifico, e quindi giustamente, senza sapere né leggere né scrivere, anche i cittadini, i consumatori cinesi corrono ai ripari, non si sa mai. E per completare la frittata, parlo per l'Occidente, rispetto insomma alla perdita di potere che questo nuovo ordine mondiale multipolare porterà di fatto nelle mani dell'Occidente, rendendo, se vogliamo, più democratico il mondo. Di fatto è così, che poi ci piaccia o non ci piaccia quel sistema, cioè affermare questo non vuol dire essere pro Putin o essere pro Xi Re d'Arabia, no? Il petro yuan, dal petro dollaro passiamo al petro yuan, vuol dire di fatto constatare un cambiamento che punta a un nuovo riequilibrio. Per completare la frittata abbiamo la scalata da parte della Turchia e dell'Iran, che hanno sostituito Germania e Svizzera nella top 5, nelle prime 5, dalla prima metà di quest'anno. Ora, non so se è chiaro, così in breve su YouTube, non so se mi sono spiegato, se è arrivato il messaggio su come sta cambiando il mondo, stanno cambiando gli equilibri. Qui, come ti ho detto spesso anche in altre circostanze, seguiamo i soldi.
seguiamo i mercati, seguiamo gli asset che possono essere le valute di riferimento dei continenti più importanti o le materie prime di riferimento più importanti per capire qual è la direzione che sta prendendo il mondo e cogliere anche delle opportunità, perché no, oltre che proteggersi all'interno del contesto che stiamo vivendo. Ora voglio farti vedere velocemente, qui dietro di me vedrai i grafici, il cambio gold euro, ok, quello che è stato l'andamento nell'ultimo periodo. Insomma, per chi è di nuovo di voi e vuole fare questi tipi di approfondimenti, iniziare anche a formarsi nel guardare il denaro da un altro punto di vista, perché di fatto stiamo parlando del re del denaro, l'oro, ok, potete iscrivervi ad alta frequenza, bla bla bla, eccetera eccetera, la pubblicità ingannevole, no, in questo caso non c'è niente ingannevole. Potete vedere, a parte gli scherzi, in basso l'anno di questo grafico, ok, e di lato il prezzo. Ogni candela, verde o rossa che sia, rappresenta una giornata, quindi dove si è aperto il prezzo dell'oro. Guardiamo l'ultimo periodo, no, questa giornata qui. Guardate che se mi segno, metto qui su questa candela verde, la vedete questa candela verde, sotto vedete che c'è scritto 13 di ottobre ed è stata la giornata, insomma, dove è successo quello che è successo, no? Come sappiamo, sul conflitto e la guerra in Medio Oriente, e quindi il prezzo dell'oro che è andato a rialzo, in realtà era già partito a rialzo qualche giorno prima, poi insomma abbiamo avuto conferma e guardate che spinta al rialzo ha avuto. Ora, a parte questo che insomma è una premessa, te l'ho messa nelle premesse, cioè mi devi credere, non è che facciamo un'analisi e un video sulla base del nulla, no? E rispetto a quello che ti dicevo, che quando accadono determinati eventi a livello di crisi finanziarie, bancarie, debiti pubblici piuttosto che guerre, il prezzo dell'oro risponde, ma molto velocemente. Ma guardate quello che sta accadendo, cioè siamo praticamente in questo momento, la giornata di oggi che sto registrando è il 16 di ottobre, leggermente a ribasso, ma i massimi, vedete, sono 1884 euro e il massimo assoluto raggiunto è di 1900 euro l'oncia, ok, non al grammo ma l'oncia. Benissimo, vedete, cioè, siamo vicini alla rottura. È evidente che qualsiasi evento di quelli che abbiamo già riassunto velocemente, bucare questo livello di prezzo e ritrovarci praticamente non lo so dove, perché poi sopra non abbiamo altri livelli di prezzo da segnalare. E la stessa cosa nelle dinamiche sta accadendo, vedete, globali, nelle dinamiche geopolitiche, economiche, macroeconomiche, anche rispetto al dollaro. Vedete che comunque la distanza invece è molto più importante rispetto al dollaro. Vorrei però farvi vedere velocemente un riassunto, guardate un attimino, mettiamolo sul settimanale. Guardate che qual è stato il movimento dell'oro, no? nell'ultimo periodo. Quando noi abbiamo avuto, per esempio, della crisi del 2008, se vi ricordate, dopo la crisi insomma della Lehman, che in realtà la vediamo qui, la banca fallita negli Stati Uniti d'America, e il prezzo era salito, vedete, velocemente, lo vedete qua, andiamo a vedere, qui si sale ovviamente rispetto al passato, poi siamo scesi con questo prezzo e ci siamo ritrovati nella crisi dei debiti pubblici, no? Se vi ricordate Cipro, la Grecia, l'Italia che rischiava il fallimento, lo spread di Berlusconi che dovette dimettersi con il commissariamento da parte di Mario Monti del governo italiano, di fatto quello che è accaduto è storia. Ecco, il prezzo dell'oro ha avuto questi movimenti a rialzo, dopodiché vedete il prezzo dell'oro di fatto ha lateralizzato, si dice, cioè, e qui ha proprio ripiegato, ha ritracciato verso il basso, ok, e parliamo del periodo in cui si è stampata tanta di quella moneta e i tassi di interesse erano vicini allo zero, e dopo abbiamo avuto la crisi del Covid, no? E di nuovo la spinta verso l'alto che ci ha portato in questa fase qui. Ora abbiamo provato una, due, tre volte a rompere questi massimi. È il momento decisivo? Dal mio punto di vista sì, questo è l'ultimo giro di corsa per quanto mi riguarda sul cogliere un'opportunità che è un'opportunità di protezione o un'opportunità oltretutto di speculazione, di portare a casa dei profitti di fatto da parte dell'oro. Se volete approfondire
queste tematiche, guardando delle dirette specifiche con i nostri invitati all'interno di Alta Frequenza registrate, le dirette dove insomma partecipiamo su Zoom tutti insieme, tutti gli iscritti e altro, potete farlo, registrarvi e iscrivervi ad Alta Frequenza. Se volete guardare il nuovo corso aggiornato di strategie di protezione sulle banche sicure, diversificazione varia, bla bla bla, potete iscrivervi ad Alta Frequenza. Questo è secondo me il periodo in cui, se avete bisogno, poi magari c'è bisogno di capire, comprendere, avere degli elementi in più, perché poi non è che uno piglia oro e fine la storia, cioè capire, avere degli elementi in più, non aggiungo molto, questo è un momento per approfittare, no, di questa secondo me opportunità che vi mettiamo a disposizione. Ci vediamo alla prossima, vi auguro una buona giornata.